Inizia lui, Carlo Molinaro. Un garbo libero. Ti muovi sul letto, delicata come l'ingegno di zampe di una cavalletta. Le mutandine blu sullo spigolo del fianco sono un taglio d'ombra in un piccolo di sole. Risalti tutta sul bianco del lenzuolo. Appoggi il capo ai cinque asciugamani appena lavati, piegati, che ti ho dato perché non ho il cuscino. Questa casa è come è. Sono buoni, profumati, dici e continui. Mia madre non m'ha abbracciata mai, nemmeno da bambina. E la tua? Guardo i cerchi di colore nell'iride dei tuoi occhi. Nemmeno la mia. Fai un gesto del capo come un pesce che affiora. Hai le labbra sottili. Siamo a letto insieme. Ne convengo. Di fatto, sì. Vorresti fare sesso? Mi domandi allargando le palpebre. È una domanda difficile, provo a svicolare, ma tu sei perentoria. È difficile, però non mi hai risposto. Mi mancano dei passi ad arrivarci. Allora questa notte non si può. Sei bellissima, stesa su un fianco. Una spallina del reggiseno scivolata sul braccio, l'ombelico, i capelli di un biondo ventilato di cortini. No, ti confermo. Cosa pensi, chiedi, cogliendo astuto un mio silenzio? Niente. Impossibile, ridi. Va bene, pensavo al tuo corpo mirabile e al mio che troppo stona accanto. Mi fai una smorfia. Sono tutt'altro che perfetta. La perfezione è astratta, tu sei viva. Mediti un attimo. Sono a letto con te e non sono a disagio. Ne sono contento, ti rispondo tenendoti la mano. Tu guardi la finestra. È già la luce del mattino? Non so, forse è la luna che si scopre da nuvole. L'usignolo, l'allodola mi viene in mente, ma la tengo per me, in quanto totalmente fuori luogo. Dormiamo un paio d'ore. Ti rannicchi di spalle, il tuo collo fragrante a portata della mia bocca. Non lo bacio, ma lo venero come dono prezioso. Mancano dei passi. Le madri non abbracciarono, eppure siamo bravi lo stesso. Possiamo stare qua, sull'orlo che sappiamo, né fuggire né approfittare. Con un garbo libero, inedito, nuovo, rivoluzionario, medicare l'amore, la fragilità. Comunioni migliori. Sarà la vecchiaia, ma ormai provo noia leggendo le pagine politiche dei quotidiani, dei settimanali, eccetera. Il meglio che si può sperare è non perdere qualche progresso di costume, che non tornino a picchiare almeno le ragazze che fanno l'amore con chi loro pare. Poco altro sopravvive del 68. Non sono pessimista definitivamente, credo che altre idee sfocceranno, nuove rivoluzioni, ma ancora non le vedo e provo noia del ciarlare su misere questioni di brevissimo fiato, mentre salgono, liberati come rucchi, gli eterni rigurgiti fedidi dell'egoismo che ogni vivente perenne accomuna. Vorremmo però comunioni migliori. Ma se noi
facciamo un giro con la Vespa quando la strocco a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo a colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci facciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori, ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi, tu, come puoi pensare che ci manchi qualcosa?